E cari amici e cari amiche di Angoli, stanno per ripartire i nuovi corsi di formazione per soccorritori volontari. C'è un bellissimo appuntamento per questa serata a Como, giovedì 3 ottobre alle 20:30, presso la sede di Via Colonna a Camerlata. Questo è l'annuncio, ma poi abbiamo qui proprio chi ci può raccontare tutto nel dettaglio, soprattutto cosa significhi essere volontari. Sono con me Giorgia Mantero, ciao Giorgia, ciao, ben ritrovata, buongiorno. E Filippo Fari, grazie Filippo anche a te per essere con noi, ben arrivati. Allora, naturalmente noi pensiamo che i volontari, insomma, sono coloro intanto indispensabili, intanto grazie per tutto, che però corrono quando si sente la sirena spiegata e si vede la Croce Rossa, insomma, che sfreccia per andare a salvare la vita di qualcuno. Ma è sempre solo così? No, diciamo che non c'è sempre solo l'emergenza, quindi le sirene lampeggianti, ma facciamo noi come associazione, ma in realtà anche tutte le altre, tanti altri servizi, quindi servizi interni dell'associazione come trasporto pazienti anziani, pazienti disabili, oppure prendiamo parte alle manifestazioni che magari ci sono per la città. Adesso abbiamo appena fatto il Palio del Baradello, facciamo assistenze sportive, abbiamo anche un'assistenza sportiva a Milano, a San Siro, quindi con le partite. Diciamo che non è solo l'emergenza urgenza, ma sono tante altre cose al di fuori di questo settore. Andiamo da Filippo, perché so che insomma lui su questa tematica vuole dire la sua. Intanto, da quanto tempo sei un volontario? Allora, io sono volontario da ormai 5 anni e posso dire che Croce Azzurra come associazione appunto ha tantissimi servizi, ed è il motivo per cui il nostro corso è rivolto a qualunque fascia di età e a qualunque tipo di persona. Quindi tutti possono diventare volontari e dare una mano? Assolutamente sì, certo. Proprio per quello che dicevamo prima, che anche chi non si sente pronto magari ad affrontare situazioni di emergenza e di urgenza, l'associazione ha tantissime altre forme di volontariato, di assistenza che noi offriamo, per cui di qualunque sia la fascia di età, qualunque sia anche la prestanza fisica, noi possiamo offrire qualunque tipo di servizio. E dici bene, appunto. Filippo, perché in realtà insomma la prestanza fisica magari in situazioni particolari ci vuole. Assolutamente sì. Però poi c'è una serie, insomma un ventaglio di servizi un po' più soft. Certo. Dove tutti possono dare il contributo. Assolutamente sì, infatti noi abbiamo moltissime persone, anche magari pensionati, che possono dedicare il loro tempo al volontariato, che vengono da noi in associazione e fanno tutti quei tipi di servizi come consegna dei pasti a domicilio, assistenza degli anziani che magari hanno bisogno di fare delle visite in ospedale, hanno bisogno di un trasporto assistito, di essere accompagnati, quindi appunto la nostra proposta è rivolta a tutti quanti, proprio perché abbiamo tantissimi servizi da coprire e chiunque può coprirli. E ce n'è bisogno, assolutamente. Bisogno, sì. Giorgia, però, per arrivare a questa possibilità, al di là del servizio che poi uno possa andare ad offrire agli altri in veste di volontario, c'è il corso, c'è la preparazione. Sì. Allora entriamo un pochino più nel tecnico. Questo corso, quanto è impegnativo, cosa significa insomma cercare di prepararsi, che cosa bisognerà affrontare? Allora, è un corso impegnativo, comunque. E diciamolo. Abbastanza lungo, perché adesso appunto partirà giovedì 3 ottobre e dura più o meno fino a maggio, però è diviso in due parti, nel senso che la prima parte arriva fino a dicembre, ci sarà un piccolo esamino, una volta superato quell'esame si è addetti al trasporti. Quindi vuol dire tutti questi servizi che di cui parlava anche Filippo. Esatto. Bene. Per chi vuole approfondire, arrivare a essere il soccorritore vero e proprio, quindi sull'emergenza e urgenza, c'è la seconda parte di corso che parte dopo Natale, quindi gennaio, fino a più o meno maggio, dove poi ci sarà l'abilitazione finale con proprio la certificazione. C'è un esame anche da sostenere. Esatto, e certo. Alla fine superato quello sei soccorritore esecutore a tutti gli effetti. In questa seconda fase vengono approfonditi per esempio quali temi? Principalmente gli aspetti del trauma, quindi vari protocolli, come utilizzare tutto il materiale che abbiamo in ambulanza, alcune dal punto di vista anche teorico, però principalmente sono tutte le cose che abbiamo in ambulanza, più che altro proprio per le
tipologie di soccorso, diciamo, sui traumi. Quindi diciamo che si può conseguire, se ho capito bene, un'abilitazione di primo livello. Esatto. Filippo, sei d'accordo? D'accordo. E secondo livello. Esatto. Lo so, sì, perché pure io sono una soccorritrice. Ai tempi lontani ho fatto il corso, quindi qualcosa mi ricordo. Bene, ragazzi, allora siamo davvero in battuta conclusiva, quindi ricordiamo l'appuntamento. Allora, ci vediamo quindi giovedì 3 alle 20 presso la nostra sede di Como, in via Colonna 3, a Camerlata. Bene. Filippo, battuta conclusiva, perché diventare volontario? Perché innanzitutto ci si diverte. Tantissimi amici, al di là tantissimi di tutto colleghi, è molto, molto bello. Non è un impegno, ma non è un lavoro. Cioè si va, ci si diverte, si fa amicizia, la sede è grossa, ci sono tanti volontari, si stringono amicizie anche di lunga durata. E si aiutano le persone. Si aiutano le persone, quello che viene poi naturale dopo. Una volta che c'è il gruppo, c'è anche l'affiatamento, poi aiutare le persone è la cosa più facile da fare. Bene, grazie a Giorgia Mantero, grazie e a Filippo Fari, quindi buona continuazione di questa meravigliosa missione. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. E tra poco c'è altro da raccontare, non è finita. Venerdì 4 ottobre al Cinema Gloria a Como la premiere della serie web Civico 12. Guardate un po'. Esagero timori minori, ci scherzo sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che sferita di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma rivoglio quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E ci hanno raggiunti ad Angoli, sono con me Alexander Falzaroni, ciao. Adel Piaia e Simone Ceschin. Grazie ragazzi per grazie essere a te, qui ciao. Ad Angoli, ben arrivatissimi. Grazie, con grazie. Grande gioia da parte di tutti voi, perché so che questo progetto per voi è molto importante, siete felici di averlo portato a casa. Chi mi risponde su questa prima cosa? Chi sta al centro? Vai! Io, allora siamo felici di averlo portato qua da te, ad Angoli. È una cosa nata dopo il lockdown, questo trio che vedete, siamo Ideasano, appunto noi tre, finito un po' l'intrattenimento che avevamo pensato per intrattenere le persone chiuse in casa, abbiamo scritto una serie, ho scritto io uno scheletro, mi hanno aiutato a terminarlo e comunque a riempirlo i due soci e niente, 2 anni di lavoro e adesso lunedì prossimo, 7 ottobre, sarà visibile a tutti. Perché naturalmente la premiere, come ho annunciato, è il 4 e poi dal 7 visibile a tutti quanti. Ma Alex, tengo per ultimo perché tu sei di casa, ti conosciamo. Simone invece è la prima volta che arriva qui da noi. Quindi che cosa ti piace tanto di tutto questo lavoro che avete condiviso e qual è proprio la nota di merito che ti piace sottolineare? Allora, la cosa che ci tengo a precisare è che è un lavoro pachidermico, ma totalmente a budget, ma questa è una citazione, certo. Totalmente a budget zero e con tutti i tecnici che ci hanno dato una mano, tutto lo staff è comunque composto da volontari, buona parte dell'associazione Millennium 82 e quindi questa cosa che vedremo è proprio frutto del lavoro, della passione di tante persone, perché adesso noi siamo qua, noi frontman, noi tre, ma in realtà diciamo che lo zoccolo duro è composto da una decina di persone che praticamente chi più chi meno in maniera altalenante per quasi 3 anni abbiamo lavorato a questo progetto, tra le riprese, la color correction, l'editing, la promozione. E vedere che diciamo questo che lavoro ci siete che arrivati, ci siamo e questo lavoro insomma vedere il risultato di questo lavoro veramente solo con le nostre forze e di tutto e non è poco assolutamente. Alexander, è il tuo momento. Sono emozionato.
Quindi ce l'ha ricordato molto bene Simone, portarsi a casa un risultato di questo tipo a budget zero, grazie all'aiuto di tutti quelli che vuoi, va bene, ma non è proprio cosa da poco, perché la produzione è fatta molto bene, lo vediamo, e insomma avrà un suo percorso significativo. Quindi? E quindi insomma, allora noi siamo almeno la Millennium c'è dal 2010. E lo so perché siete venuti a raccontarlo qua. Esatto, quindi, come no? Quindi sono parecchi anni che siamo in giro, ormai quasi 15. Siamo partiti che veramente eravamo proprio degli scappati di casa, permettimi il termine. Ci ha invitato degli scappati di casa. No, eravamo teneri, ecco, Dolores. Okay, eravamo teneri, ti abbiamo fatto tenerezza. Adesso bene o male, non dico che assolutamente non si arriva mai. Non si arriva mai. È stato un percorso, questo di Civico 12, estremamente particolare, perché è un percorso non da tutti. In genere nel cinema indipendente, quando si tratta di portare avanti un progetto come un progetto seriale come questo, si produce una puntata pilota. Noi invece siamo proprio matti, abbiamo detto facciamo la stagione intera. Certo. E difatti poi insomma ci siamo resi conto che il percorso è stato difficile, tortuoso. Però il fatto di essere legati da una profonda amicizia, perché nasce tutto da questo interesse in comune, da una forte passione, perché poi con questi due ragazzacci ho fatto già teatro per un po' di anni, ci siamo ritrovati, ci siamo detti facciamolo, e quindi... E così è andata, è stato sicuramente un bel risultato, ne sono molto felice. Stiamo per chiudere perché l'informazione ci sta davvero addosso. Ultima domanda, ma questi The Asan, perché li abbiamo visti, ma chi so, chi me lo dice? Allora, vai, The Asan in quanto trio di intrattenimento comico, perché la nostra ambizione è di fare anche qualcosa oltre. A Civico 12, diciamo, abbiamo iniziato con un grosso progetto, poi abbiamo idea come The Asan di continuare con altre produzioni, altri contenuti, e siamo aperti a diversi scenari. Quindi The Asan siamo noi tre, i personaggi della serie non siamo proprio noi tre, anche se in realtà qualche sfumatura caratteriale ce l'abbiamo dentro. Va bene, ragazzi, devo chiudere, rilanciamo l'appuntamento, vai. Allora, 4 ottobre, premiere, Cinema Gloria, a partire dalle 19.30, uno show immenso, incredibile. Tanti ospiti. Un concerto finale dei Five Quarters, che hanno fatto la sigla. Che hanno fatto la sigla per noi, Tommaso, tra l'altro. Lo ringrazio. Beh, ma siete perfetti, perché ognuno di voi dice una cosina e tutti insieme funzionate benone. Alexander Falzaroni, Adel Piaia, Simone Ceschin, loro sono i The Asan e hanno prodotto Civico 12. Grazie ragazzi, grazie a te. Prestissimo. Grazie anche a voi che come sempre mi avete seguita. Angoli @espansionetv.it rimane sempre a vostra disposizione. Angoli torna domani, puntualissimo alle 19. Tra poco la linea ai colleghi dell'informazione.